Bene, buon pomeriggio a tutti. Saluto i colleghi in presenza e quelli che sono in collegamento da remoto e soprattutto saluto il nostro ospite, il generale Fortunato Di Marzio, che è il direttore Presidente. del terzo reparto del segretario generale della difesa e che ringrazio molto per la disponibilità. Grazie generale e ben audito nella nostra commissione. Informo in generale tutti voi che, come di consueto, l'audizione è trasmessa anche sui canali web del Senato. E per i colleghi ricordo che il generale Di Marzio dirige il reparto che al segretariato generale si occupa di politica industriale. Un tema centrale che affronteremo oggi è relativo a come si ristruttura un'industria europea della difesa, anche dal punto di vista industriale, in previsione di più connessioni. Non è un tema indifferente, perché senza anche un rapporto con gli interessi, che sono interessi concreti, perché vogliono dire posti di lavoro, vogliono dire capacità tecnologica, quindi nel capire come si possono rendere sinergiche più forti anche le capacità nazionali in un'ottica europea, oppure questo sarà un aspetto che in qualche modo limita la possibilità di procedere più rapidamente verso un'integrazione europea della difesa. Quindi è un aspetto saliente, non è marginale rispetto alla possibilità di procedere in questo senso. Ricordo soprattutto per il nostro ospite che noi abbiamo iniziato questa attività a fine febbraio con l'ambasciatore Sannino, che è il segretario generale del Servizio Europeo di Azione Esterna. Abbiamo poi proseguito con l'onorevole Castaldo, che è vicepresidente del Parlamento Europeo. Poi abbiamo audito la dottoressa Dassù, direttrice dell'Aspen Institute, con cui abbiamo parlato in particolare delle riflessioni in sede NATO per comprendere come armonizzarle, come in qualche modo si intrecciano con il tema della difesa europea. E poi abbiamo avuto alcune settimane fa l'audizione del generale Graziano, che è il presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea. E oggi abbiamo il generale Di Marzio, mi fermo quindi qui, lascio la parola al generale, poi ovviamente i colleghi potranno fare le domande, le osservazioni che desiderano. Grazie. Prego, generale. Grazie signor Presidente, onorevoli senatori, rivolgo un cordiale saluto a tutti i componenti della Commissione, ringraziando per l'opportunità concessa di offrire il mio contributo nella funzione di direttore del terzo reparto del Segretariato Generale della Difesa allo svolgimento dell'attività parlamentare in agenda. In tal senso intendo fornire un aggiornamento sulle attività poste in essere dal Segretariato in materia di European Defence Fund, e in particolare nell'ambito dei due cicli portanti, ossia quello relativo agli EDIP 2019-2020 e quello relativo al comunemente detto EDF 21-27. Qualora una risposta compiuta a eventuali quesiti presupponga un particolare approfondimento o l'acquisizione di dati al momento da me non disponibili, mi impegno a fornire riscontri in tempi successivi con modalità che potranno essere concordemente definite. Come noto, lo scopo del Fondo europeo è favorire la cooperazione industriale nel settore della difesa, supportando progetti di cooperazione multilaterale con erogazioni a fondo perduto, cosiddette grants, per lo più nella formula del cofinanziamento, tale per cui riceverà ritorni solo chi in reciprocità avrà investito del suo. Dal punto di vista concettuale, il Fondo è suddiviso in due finestre tematiche che comprendono l'intero ciclo di sviluppo industriale di una capacità militare, nel quale alla fase di ricerca segue poi la fase di sviluppo. Su questa linea, la Commissione europea ha ad oggi allocato 90 milioni per la ricerca dell'ambito della Preparatory Action Defence Research, cosiddetta PADR, 500 milioni per la parte capacitiva per il biennio 2019-2020 nell'ambito dello European Defence Industrial Development Programme, EDIDP. In particolare, per il primo anno di operatività dell'EDIDP, la Commissione ha pubblicato 9 inviti a presentare proposte e ha allocato circa 243 milioni di euro, mentre per il 2020 sono stati previsti ulteriori 12 inviti, con un budget sotteso di 257 milioni. Infine,
8 miliardi per il settennio 21-27, sui quali fornirò poi maggiori dettagli nel proseguo della mia esposizione. Per tale iniziativa, la Commissione europea ha predisposto un regolamento analogo a quello del precedente EDIDP, ma che differisce da quest'ultimo per impostazione programmatica, in quanto l'EDF 21-27 avrà carattere di unicità e coprirà entrambe le citate finestre, ossia sviluppo e ricerca. L'approvazione del regolamento EDF 21-27 è attesa entro il corrente mese. Dal punto di vista organizzativo, l'implementazione della Direzione Generale Industrie della Difesa e Spazio, cosiddetta DGDFI, responsabile per la direzione del ciclo EDF, può ritenersi oramai consolidata. Il Segretariato Generale, d'accordo con lo Stato Maggiore della Difesa, ha già provveduto nel corrente anno a distaccare presso lo staff della DGDFI due ufficiali del dipendente terzo reparto, con specifiche esperienze in materia e con il compito di garantire aderenza e rappresentatività. In tema di rappresentatività, il Segretariato Generale della Difesa, come già accaduto in EDIDP, assicura un team dedicato nell'ambito dell'EDF Expert Group della Commissione e che quale direttore del terzo reparto ho il compito di dirigere. Tale team non si occupa solo degli aspetti tecnico-amministrativi o budgetari, ma soprattutto della stesura e della concertazione dei nuovi testi, delle cosiddette call for proposals, dai quali discenderanno poi le future assegnazioni di risorse su base competitiva, tramite appositi bandi di gara. Al fine di garantire coerenza e unitarietà delle decisioni da portare in commissione, l'ufficio del gabinetto è promotore con serrata cadenza di specifiche riunioni di coordinamento. In tale ruolo di sintesi e interfaccia con le istituzioni europee, risulta importante il costante contatto con le associazioni industriali di categoria nella divulgazione lungo le filiere dei complessi meccanismi di eleggibilità ai fondi europei, ma soprattutto nella trasparente e costruttiva condivisione di possibili posizionamenti e strategie industriali. Fatta questa panoramica, passo ora a delineare il punto di situazione sull'avanzamento delle attività poste in essere dal segretariato relativamente alle iniziative, come detto, EDIDP 1920 e Fondo Europeo della Difesa 2127. Con riferimento agli EDIDP 2019, la sottesa logica competitiva messa in atto dalla Commissione della Difesa, dalla Commissione, chiedo scusa, del tanto investi, tanto prendi, gli obiettivi conseguiti dall'Italia sono stati di assoluto rilievo in termini di ritorni capacitivi, tecnologici e industriali. Infatti, le industrie nazionali di settore, grazie al supporto politico e finanziario della Difesa, hanno potuto partecipare complessivamente a 14 progetti, e vedasi l'allegato 1 al testo della dizione, dei quali 9 sono risultati vincitori, di cui 2 al lead nazionale, aggiudicandosi complessivamente 134,5 milioni di fondi euro, dei quali 24 milioni, il 18%, andranno effettivamente all'industria nazionale, a fronte di un coinvestimento della difesa complessivo di 18 milioni, quindi con un differenziale positivo di 6 milioni. Ai citati 24 milioni vanno aggiunti i ritorni derivanti dagli unici due progetti in assegnazione diretta, cosiddetta Direct Award, segnatamente i progetti ESSO e MAHLE Herpas, per i quali le industrie nazionali partecipanti riceveranno contributi pari a 30 milioni di euro su 137 milioni di euro totali assegnati dall'Unione Europea. Tale dato assume ancora più significato tenuto conto che per effetto del Direct Award non è stato necessario alcun finanziamento da parte della Difesa. In sintesi, nella sola fase EDIDP 2019, le industrie nazionali hanno complessivamente beneficiato di 50 milioni di grants, su un totale di 243 milioni allocati dall'Unione Europea, pari al 22%, ossia un valore nettamente superiore all'obiettivo minimo prefissato dalla Difesa di intercettare un ritorno finanziario per le industrie almeno pari alla contribuzione nazionale al budget dell'Unione Europea, oggi circa il 13%. Con riferimento ai progetti EDIDP 2020, la Difesa ha inteso supportare con circa 44 milioni di euro 23 iniziative, di cui 9 al lead nazionale e 14 supportati dall'Italia con le industrie nazionali che partecipano in consorzi con a capo l'industria estera, vedi se allegato 2 al testo della dizione.
Tra quelli per i quali si è candidata a fare da leader, desidero citare il programma Wolf Battle All-Terrain System, progetto presentato dalla ditta Legoriziane nell'ambito della categoria di call dedicata alle piccole e medie imprese, e afferisce ad un veicolo multiruolo e multiterreno particolarmente idoneo a supportare le attività delle truppe alpine in terreni complessi. L'altro progetto è il TACAP, Transformative Advanced Capabilities for Armored Platform, nella categoria Ground Combat Capabilities. Trattasi di uno studio le cui risultanze potranno costituire importante riferimento tecnologico per le scelte italiane nel settore delle piattaforme terrestri, tema molto attuale e tuttora in fase di approfondimento. Il TACAP vede Leonardo affiancata a livello nazionale da Iveco in co-leadership con General Dynamics European Land System spagnola. La futuribilità della collaborazione tra Leonardo, Iveco e GDLs a valle dello studio TACAP resta tutta da esplorare, ancor più se in una prospettiva di convergenza al progetto franco-tedesco denominato Main Ground Combat System. Per quanto concerne la possibilità d'aggiudicazione delle proposte nazionali, al momento si è in attesa degli esiti della valutazione che la Commissione sta conducendo con metodi analoghi ai progetti 2019 ed è verosimile attendersi gli esiti dal processo entro giugno prossimo 21. Vediamo ora il ciclo EDF 21-27. I fondi complessivamente destinati all'iniziativa nel periodo 21-27 sono pari a circa 8 miliardi di euro ripartiti in 2,65 miliardi per la ricerca tecnologica e 5,35 miliardi per lo sviluppo capacitivo. L'attuale profilo finanziario prevede 946 milioni di euro nei primi 3 anni, ossia 21-23, per poi progressivamente aumentare fino a un massimo di circa 1.600 milioni nel 2027. Analogamente a precedente iniziativa di IT, anche il processo EDF si basa su programmi di lavoro, cosiddetti work programs, che articolati per materia saranno consolidati in ambito EDF Expert Group, al quale, come detto, il segretariato partecipa con propri rappresentanti. Il lavoro ad oggi svolto in EDF non è stato e non è scevro di difficoltà e criticità, quali la discontinuità dell'impianto proposto con il precedente processo di pianificazione di IDP, l'eccessiva frammentazione degli ambiti capacitivi all'interno dei quali si dovrebbero poi sviluppare i progetti programmi e la presenza di troppi topics nel work package, una carenza di prospettiva multiannuale e dei relativi volumi finanziari che rende instabile il processo di pianificazione capacitiva e finanziaria e al contempo difficile sul lato industriale una corretta previsione dei rischi associati all'impresa. Ad esempio, tale indeterminatezza pone oggi un interrogativo sul supporto finanziario che l'Unione Europea intenderà garantire in futuro ai citati progetti ESSOR ed Euromail, considerata anche la sostanziale contrarietà di una parte degli Stati membri, cosiddetti minori, al sistema di direct award, ritenuto iniquo e sbilanciato a favore degli Stati membri più rilevanti dell'Unione. Infine, l'assenza di indirizzi in materia di export, avendo la Commissione delegato alle singole nazioni la previsione di specifiche condizioni all'interno degli MOU, Memorandum of Understanding, da stipulare di volta in volta tra gli Stati partecipanti ad una specifica iniziativa. Parimenti, anche le industrie italiane dovranno porre particolare attenzione a che nei consortium agreement non vengano sottoscritte condizioni che possano poi vanificare o andare a detrimento degli investimenti fatti. Si auspica che il recente ingresso degli Stati Uniti in PESCO ed il correlato possibile accordo tecnico-amministrativo con l'Agenzia Europea della Difesa siano di stimolo a una riflessione più ampia e concreta sul tema, che abbracci anche gli impatti della normativa ITAR sulle politiche d'esportazione dei paesi comunitari. Il work program è quindi ancora in fase di concertazione, ma già si delineano gli ambiti tecnologici e capacitivi sui quali si stanno concentrando gli interessi dei paesi e sui quali di conseguenza sarà pilotata la gravitazione dei grants europei. Cito a titolo d'esempio i settori CBRN, cyber, sensoristica avanzata attiva e passiva, spazio e sistemi di combattimento terrestre e aeronavale.
La difesa, a valle degli indirizzi di pianificazione che verranno pienamente delineati nel redigendo documento programmatico pluriennale e nel segno della continuità e coerenza con i cicli PAD ed EDIDP, ha inteso focalizzare la propria attenzione su 8 tematiche, cosiddetti topics, nel settore sviluppo e 3 in quello della ricerca. Vedasi allegato 3 al testo dell'audizione. Tra i topics del settore sviluppo, due in particolare sono meritevoli di attenzione: lo European Endospheric Interceptor e l'Offshore Patrol Vessel. Lo European Endo-Atmospheric Interceptor è un topic che di fatto mira a chiudere un percorso capacitivo nel settore della difesa antimissile ipersonica, avviato in PESCO con il progetto Twister, guidato dalla Francia con a fianco Italia, Finlandia, Olanda, Spagna e Germania, e proseguito in EDIDP 2020 con la proposta di progetto Odin's Eye nell'ambito della categoria European Space Surveillance Awareness and Early Warning, a guida tedesca, affiancata da ben 10 paesi, tra i quali ovviamente Italia e Francia. Il progetto, come detto, è in corso di valutazione della Commissione. Mira a sviluppare una capacità di sorveglianza spaziale e militare dell'Unione Europea, autonoma e sovrana, che sia interoperabile, integrata e armonizzata con l'iniziativa quadro della European Space Surveillance and Tracking per la protezione delle risorse e dei servizi spaziali europei degli Stati membri, di cui l'Agenzia Spaziale Italiana è parte attiva. Questo nuovo intercettore endo-atmosferico dovrà affrontare una vasta gamma di minacce, tra cui missili balistici di manovra con distanze intermedie, missili da crociera ipersonici o supersonici, alianti ipersonici, missili antinave e obiettivi più convenzionali come aerei da caccia di prossima generazione. Dal punto di vista finanziario, per l'avvio del programma si sta prefigurando un'esigenza di 120 milioni di euro a budget Unione Europea, e un cofinanziamento di circa 27 milioni per ciascuno dei paesi al momento intenzionati a parteciparvi sotto l'egida del consorzio MBDA, ossia Italia, Francia e Germania. La rilevanza del know-how tecnologico, sotteso al volo ipersonico, rende alta l'attenzione del segretariato a che il sistema Italia entri in partita anche con le realtà industriali, universitarie e di ricerca tecnologica, quali aviolanciatori e il CNR, per citarne alcuni, in grado di ritagliarsi un ruolo in ogni segmento tecnologico del vettore, dalla propulsione alla sensoristica di guida e ingaggio. Per quanto concerne il topic Offshore Patrol Vessel, esso costituisce l'ambito nel quale l'Italia ambisce a giocare un ruolo chiave con il progetto European Patrol Corvette, facente parte del terzo lotto di progetti PESCO e guidato dall'Italia con a fianco Francia, Grecia e Spagna, per la sostituzione a partire dal 2027 di diverse classi di navi, dai pattugliatori alle fregate delle marine partecipanti. Sul versante industriale, l'ampliamento della cooperazione nell'ambito del programma European Patrol Corvette ha già visto la firma di un memorandum of understanding tra Naviris, ricordiamo joint venture al 50% tra Fincantieri Naval Group, e la spagnola Navantia. Sono invece ancora in corso le interlocuzioni politiche e industriali con la controparte greca per la conferma dell'impegno e la definizione del discendente possibile ruolo industriale. Anche Portogallo e Danimarca si sono al momento dichiarati interessati al progetto e stanno concorrendo con il segretariato alla stesura e all'affinamento del testo della call. Dal punto di vista finanziario, anche per questo progetto si prefigura un finanziamento pluriennale con un'auspicabile prima call nel 2021, finalizzata a coprire i costi di studio e progettazione, e una seconda call nel 2023 per consolidare lo sviluppo di una capacità con le attività di prototipazione e test. Se tale impostazione fosse confermata dalla Commissione, considerati gli attuali costi stimati per una preserie, circa 500 milioni di euro, potrebbero rendersi disponibili dall'Unione Europea grants per un ammontare di almeno 80 milioni nel 2021 e di 200 milioni nel 2023. A tali disponibilità, i principali paesi ad oggi potenzialmente contributori, come detto Italia, Francia, Spagna, in attesa del reale impegno della Grecia, dovrebbero ciascuno prevedere un cofinanziamento di 20 milioni nel 2021 e di circa 40 milioni nel 2023.
Infatti, il regolamento è strutturato in modo tale che il contributo dei paesi aumenti di pari passo a livello di sviluppo tecnologico della capacità proposta, avendo invece l'Unione la facoltà di finanziare le sole fasi iniziali del progetto fino anche il 100% dei costi eleggibili. Il segretariato, oltre ai citati 11 topics, presidia comunque su tutto lo spettro delle categorie di progetto del Work Program, in relazione anche al posizionamento degli altri paesi su specifici progetti che potrebbero risultare di interesse per la difesa e l'industria nazionale. Grande attenzione è anche riservata ai topics che prevedono la partecipazione esclusiva delle piccole e medie imprese. Infatti, a similitudine di quanto avvenuto per EDIDP, anche il work package dell'EDF annovera delle cosiddette open calls dedicate alle piccole e medie imprese con un perimetro finanziario di circa 60 milioni di euro. Il vantaggio delle open calls, a differenza delle altre, è che, non riferendosi a specifiche capacità, offrono la possibilità alle PMI di esprimere le loro potenzialità e proposte senza particolari vincoli, fatta eccezione di quelli minimi di eleggibilità previsti dal regolamento. Per quanto concerne il settore ricerca, particolare è l'interesse della difesa per le seguenti aree tematiche: sistemi di futura generazione a decollo e atterraggio verticale, sistemi di propulsione ed energia alternativi per mezzi da combattimento aereo di prossima generazione, componenti per radiofrequenza ad alta performance, sostanzialmente semiconduttori. Senza entrare in disamine tecniche, preme solo evidenziare che il parallelismo progettuale e finanziario tra le due anime, sviluppo e ricerca del processo EDF, è una grande opportunità di coerenza capacitiva, nonché di convergenza e continuità con gli sforzi profusi dall'Unione nei precedenti cicli PAD, EDIDP e ancor più Horizon 2020. L'Italia deve porre grande attenzione a questo bridge ideale tra ricerca e sviluppo, tenendo ben presente che l'iniziativa attestata al settore ricerca ai fini della loro eleggibilità non necessitano di cofinanziamenti nazionali e quindi risultano di altissimo valore in termini di ritorno di investimento. La capacità di intercettare tale opportunità dipenderà soprattutto dall'industria nazionale, dalla sua genialità e abilità di fare squadra con altre componenti del sistema Italia per conseguire negli accordi consortili il miglior compromesso possibile tra work share e technological share. Vediamo ora le tempistiche del processo EDF, che nella prospettiva delle decisioni da assumere a tutti i livelli sono per gli addetti ai lavori di importanza fondamentale. La roadmap degli eventi è stata recentemente aggiornata dalla Commissione europea e prevede la consegna del Work Program entro il 30 aprile prossimo 21 e il loro definitivo consolidamento entro la prima decade di giugno corrente anno. Una volta approvati il Work Package, saranno diramate entro giugno le calls, per le quali la Commissione attende risposta entro la prima metà di dicembre 2021. In tale arco di tempo, le industrie dovranno dimostrare la loro capacità di aggregarsi in consorzi internazionali in stretta coordinazione con la difesa, che dovrà valutare e confermare la coerenza capacitiva e finanziaria delle varie proposte di progetto. L'approvazione dei progetti vincitori è prevista entro la metà di luglio 2022, mentre il rilascio dei grants è previsto entro dicembre dello stesso anno. È ragionevole quindi affermare che i programmi discendenti dalle calls 2021 partiranno presumibilmente all'inizio dell'anno 2023. Concludo affermando che l'esperienza maturata in EDIDP ha indicato la necessità che, sin dalle prime fasi del processo di adesione all'iniziativa EDF, il sistema Italia debba con risolutezza procedere a una preliminare e condivisa definizione degli effetti e obiettivi da conseguire, magari anche ridotta nel numero, ma chiari, sostenibili e in grado di assicurare la massimizzazione tecnologica ed industriale degli investimenti di settore. Selettività, sostenibilità e valore aggiunto dovrebbero essere gli elementi guida per conferire le opportune priorità alle varie proposte che verranno dal comparto industriale nazionale in risposta alle citate calls, attraverso la loro armonica contestualizzazione capacitiva, finanziaria e temporale con la pianificazione generale interforze predisposta dallo Stato Maggiore della Difesa. Spero
Solo a valle di tale accurato e tempestivo processo di calibrazione, l'industria potrà tramutare gli indirizzi politico-militari in strategie volte a orientare i propri investimenti e ricercare il miglior posizionamento in termini di partenariati e alleanze. Da una prima analisi dei costi di ADP e di quelli prevedibili per supportare gli 11 topics di rilevante interesse per la difesa, si stima che l'esigenza finanziaria per i primi 3 anni, ossia 2021-2023 di ciclo DF, possa risultare pari a non meno di 100-130 milioni all'anno. Trattasi di una proiezione finanziaria che prevedibilmente andrà ad aumentare nel biennio 24-25, seguendo un andamento a cuspide, tipico dei programmi pluriennali, ove nelle fasi centrali si concentrano le attività a più alta complessità tecnica e finanziaria. Ciò a significare che l'esigenza finanziaria per sostenere il livello di ambizione politico e la competitività del sistema paese durante l'intero ciclo DF potrebbe attestarsi tra 1 e 1,2 miliardi di euro. La preventiva certezza di tale leva finanziaria è da ritenersi indispensabile, in quanto non solo conferisce alla propositività dell'industria italiana maggiore forza negoziale nei confronti delle industrie dei paesi di pari livello d'ambizione, ma allo stesso tempo rappresenta un segnale politico anche per gli altri paesi cosiddetti minori ad aderire con fiducia alle iniziative di cui l'Italia intenderà farsi promotrice. Ringrazio per l'attenzione che mi è stata prestata e sono a disposizione per eventuali domande e approfondimenti. Grazie a lei, generale. Dalla sua esposizione abbiamo capito l'importante e incessante lavoro che come difesa è stato fatto in prima persona, ma anche a supporto dell'industria nazionale. Questo dato che lei ci ha riportato, insomma, un raddoppio dei ritorni dal punto di vista dei ritorni complessivi rispetto ai nostri investimenti in Europa, è un dato molto significativo e credo dimostri, diciamo, come l'amministrazione difesa sappia lavorare bene e lavorare al meglio. Apro quindi a domande o a interventi. Prego, senatore Fusco. Senatore Fusco. Grazie Presidente. Non è tutto automatico. Grazie Presidente. Volevo salutare il generale Di Marzio Buonasera, senatore. e grazie per il suo intervento. Ho fatto qualche appunto che ancora una volta ha consentito a noi di questa Commissione di poter avere un puntuale aggiornamento su tutte le attività in atto a livello europeo. Desidero anche esprimere l'apprezzamento per il ruolo fondamentale svolto dal Segretario Generale della Difesa per garantire la partecipazione italiana ai molteplici programmi europei. Ed assicurando il fondamentale coordinamento con il settore dell'industria della difesa a livello nazionale. Vorrei cogliere l'occasione per chiedere anche un punto di situazione relativa allo stato delle attività di cooperazione bilaterale con gli altri partner europei, alla luce della recente normativa introdotta nel campo delle attività di governance dell'Italia. La ringrazio, generale. Grazie, senatore Grazie, senatore Fusco, per la Fusco. domanda. Aspetti, 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 Ah, prego, 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 generale. chiedo scusa, Presidente. Sono io che dirigo il traffico. Ci sono delle altre domande? Ne aggiungo una io, generale, in merito alla sua relazione. Ad un certo punto lei dice che la discontinuità dell'impianto proposto con il precedente processo di pianificazione di IDP. Se lo può spiegare meglio, nel senso che, diciamo, nell'evoluzione mi sono persa in particolare su che cos'è che si discosta, diciamo, l'IDP attuale, il percorso attuale da quello precedente.
E l'altra cosa che volevo chiederle, visto che in qualche modo lei accenna al tema del CAR europeo, però sappiamo che c'è anche tutto un tema dell'evoluzione, diciamo, delle aeree, del caccia per l'aeronautica, e sappiamo che comunque fino ad ora si procede con due progetti europei, quindi da una parte Francia e Germania e dall'altra parte l'Italia con altri paesi. E quali sono, a suo avviso, se ne ha notizia, la possibilità, dato che anche da un punto di vista di risorse, sviluppare due progetti europei è uno spreco di risorse. Mi chiedo, però sappiamo anche che il motivo per cui questi due progetti vengono ipotizzati è perché poi ogni industria nazionale vuole anche avere una parte nello sviluppo tecnologico e anche una parte di ritorni. Però volevo capire se esiste un lavoro, a che punto è, per capire se i progetti che stanno partendo, diciamo, differenziati possano ad un certo punto convergere. Prego, a lei generale la parola. Grazie Presidente, con suo permesso inizierei a dare risposta alle sue domande, signor Presidente. Discontinuità. La discontinuità è stata rilevata sotto alcuni punti di vista. Il primo dal punto di vista della gestione del Ciro EDF. Nella ristrutturazione oppure nel setup della DigiDeFi, tutto il personale che aveva seguito, lo staff che aveva seguito il CITO e di IDP è stato avvicendato. Ciò ha comportato, ripeto, a una discontinuità di lettura di quello che devono essere i processi ed è mancata quella capitalizzazione d'esperienza di tutta l'esperienza che è stata fatta nei due anni precedenti tra negli ADP 2019 e 2020. Quindi questo cambiamento di governance, ripeto, l'avvicendamento di tutto lo staff che seguiva gli ADP ha comportato una risincronizzazione di quelle che erano le dialettiche che erano state messe su nell'ambito del program committee. Tale discontinuità chiaramente è stata evidente nel metodo e anche nell'approccio nei confronti delle nazioni. Non è stato indolore perché ha portato a fare in pochi mesi ciò che in realtà quel lavoro di sincronizzazione di punti di vista tra le nazioni è stato poi dovuto essere, che era stato fatto in due anni e si è reso necessario farlo in pochi mesi. Questa criticità è ancora, diciamo così, è sentita. Però siamo confidenti che con l'avvio dei lavori veri e propri, delle proposte, dovrebbe ridursi col tempo. Rimane, come le dicevo, aperto il problema del Direct Award, che anche questo è un forte elemento di discontinuità, opzione prevista dal regolamento, che era stata caldeggiata e sollecitata dalla precedente governance degli LDP, come dicevo a loro signori, in questo momento invece non è ritenuta, diciamo così, non è gradita, tant'è che presumibilmente non ci saranno programmi in assegnazione diretta. Per quanto riguarda il secondo quesito invece, confermo che anche negli EDF questo dualismo tra il progetto FCAS franco-tedesco e spagnolo e il progetto Tempest è tuttora vivo. Non ci sono all'orizzonte al momento propositività di convergenza, si intravedono soltanto specifiche aree, diciamo così, tecnologiche che possono essere di uso comune tra i due partiti, ma al momento parlando degli EDF, non ci sono intenzioni programmatiche convergenti. Posso altresì dire, però, confermare che nell'ambito degli accordi, dei colloqui bilaterali che il signor generale Falzaverne, segretario generale, tiene con i propri omologhi, devo riportare che è sentito da parte degli interlocutori la convinzione che ci sarà un punto, magari non troppo lontano, in cui le due iniziative dovranno in qualche maniera trovare degli elementi di convergenza, perché l'Unione Europea difficilmente si potrà permettere questo dualismo in termini di investimento e di capacità. Per quanto riguarda infine la domanda del senatore Fusco, le attività che in questo momento il segretario generale, a valle del novellato 537 ter, articolo 537 ter, che disciplina i rapporti G2G, il segretario generale sta seguendo in particolare due precise iniziative. La prima riguarda
un'iniziativa con l'Austria per la vendita di numero 18 elicotteri AV-169 di produzione di Leonardo. Sono gli stessi elicotteri che ha in dotazione l'esercito italiano, di cui è previsto dotarsi anche la difesa per le attività di addestramento basico e avanzato. Il processo è pienamente in atto, abbiamo già iniziato a dicembre con la firma del technical agreement tra le parti, in questo momento è in itinere presso il Ministero della Difesa, del Gabinetto, l'Ufficio del Gabinetto, il Ministero degli Affari Esteri e il MEF. È in atto un'interlocuzione per la firma dell'implementing arrangement, che è il secondo passo formale prima che si avvii alla parte, diciamo, più viva del discorso, che è la fase contrattuale vera e propria. L'altro caso di G2G che stiamo seguendo invece riguarda la Slovenia per la vendita di un C-27J, anche questo di produzione Leonardo. Abbiamo appena iniziato, i tempi richiesti, diciamo attesi dalla controparte, la firma del contratto entro dicembre. Per quanto riguarda l'Austria, faccio un passo indietro, chiedo scusa, l'Austria si attende la chiusura del contratto entro luglio del corrente anno. Molte grazie, generale, anche grazie dal senatore Fusco. Ci sono altre domande? Chiedo anche ai colleghi se ci sono colleghi da remoto. Non abbiamo altre richieste di intervento, noi la ringraziamo molto e ringraziamo con lei anche tutta la struttura del segretariato generale, così sempre a servizio non solo delle esigenze della difesa, ma delle esigenze del sistema paese nel suo complesso. Grazie. Grazie, signor Presidente. Grazie, onorevoli senatori. Grazie. E buon pomeriggio. Buona serata a voi.